Buonasera, ben trovati alla seconda edizione del TG6 che noi apriamo parlando di cronaca perché a Trieste la Procura Giuliana ha indagato un sacerdote don Paolo Piccoli, molto conosciuto all'Aquila e Pizzoli, comune dove a lungo è stato parroco del paese. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. Sta facendo scalpore in città il coinvolgimento di Monsignor Paolo Piccoli in un giallo di cronaca. Monsignor Paolo Piccoli, infatti 51 anni, nativo di Verona, fino a un paio d'anni fa in servizio a Trieste ha prestato servizio per tanti anni come parroco di Pizzoli, comune popoloso dell'Aquilano. Oggi Monsignor Piccoli risulta sotto inchiesta come possibile responsabile del giallo del seminario che sconvolse Trieste due anni fa, quando Monsignor Giuseppe Rocco, di 92 anni, fu trovato cadavere nella sua stanza nella casa del clero. A riportare la notizia il quotidiano Terestino il Piccolo, ma subito ha fatto il giro della città dell'Aquila dove Monsignor Piccoli è molto conosciuto. Inizialmente la morte di Monsignor Rocco, di 92 anni, era parsa naturale. Poi la svolta e l'apertura di un fascicolo a carico di ignoti da parte della Procura. Gli inquirenti, infatti, ad oggi stanno indagando per omicidio. Ucciso, come riscontrò in seguito il medico legale, dalla rottura di un piccolo osso in corrispondenza della carotide che ne causò la morte. Soffocamento naturale o strangolamento, dunque, le indagini a questo punto sembrano propendere per la seconda ipotesi. Tanto che Don Piccoli, difeso da due avvocati, dovrà comparire il prossimo martedì 13 dicembre davanti al GUP Giorgio Nicoli, il giudice per l'udienza preliminare, chiamato a decidere a proposito della richiesta di rinvio a giudizio a suo carico davanti alla Corte d'Assise per l'ipotesi di reato di omicidio. Video gravato formulata dal PM Tripani. Una svolta dovuta al fatto che una serie di piccole macchie di sangue trovate sotto il corpo di Don Rocco, riverso senza vita sul letto, appartengono senza ombra di dubbio al profilo genetico di Don Piccoli, come hanno attestato le analisi scientifiche dei RIS di Parma, che una volta accertato che quel sangue non era della vittima hanno isolato un non ristretto elenco di DNA, soprattutto attraverso cosiddetti tamponi volontari, ovvero campioni di saliva resi dalle persone convocate dagli inquirenti. Il presunto assassino, in occasione di una delle deposizioni che l'hanno coinvolto, si sarebbe difeso. Sostenendo di essere affetto da una malattia dermatologica che gli provoca talvolta delle piccole emorragie anche alle mani e che il sangue si sarebbe potuto propagare nei paraggi del corpo senza vita di Don Rocco perché fu proprio lui l'accusato a impartirne la benedizione nel momento in cui venne trovato morto. Una spiegazione che però non viene ritenuta plausibile in sede investigativa anche perché quelle macchioline sono state rinvenute appunto al di sotto del cadavere in determinati punti di difficile accessibilità in occasione di un'estremenzione e non soltanto al di sopra o ai suoi lati. L'inchiesta non trascura anche che nei giorni immediatamente precedenti alla morte di Don Rocco dalla stanza di quest'ultimo sarebbero spariti alcuni oggetti sacri o perlomeno di valore simbolico riconducibili alla religione, una madonna, un veliere e un cavallo simulacri di cui Don Rocco avrebbe denunciato in ambito ecclesiale la scomparsa inserendo proprio Don Piccoli che ha peraltro nel suo curriculum precedente di inchiesta proprio carico all'Aquila per furto di oggetti sacri tra quelli che se ne sarebbero potuti impossessarsi tanto che a ridosso del 25 aprile lo stesso presunto killer Avrebbe ricevuto dalla direzione del seminario una lettera di richiamo. Le tre statue, la Madonna, il Veliere e il Cavallo, sarebbero ricomparse poi a stretto giro dopo l'omicidio nella stanza di Don Rocco. Parliamo ora di cronaca: un incendio ha distrutto nelle prime ore del pomeriggio di Ferragosto un hotel di Spoltore. Vediamo il servizio di Francesca Romanatesti. Un incendio nel primo pomeriggio di ieri a Spoltore che ha creato non poche preoccupazioni a residenti e cittadini. L'hotel Città Bianca, situato in Viale Europa, si è visto bruciare tetto e sottotetto. Alla vista del fumo e del principio di incendio, tutti gli ospiti sono usciti fuori dalla struttura in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che appena giunti sono riusciti a domare le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Spoltore e gli agenti della polizia locale. Durante l'intervento tre vigili hanno riportato una lieve intossicazione da fumo e ad un primo esame i danni sarebbero ingenti. Nel frattempo, lo stabile è stato dichiarato temporaneamente non agibile. Ancora cronaca, ci spostiamo all'Aquila, arrestato dagli uomini della Polizia di Stato per due tentativi di furto. Un romeno che aveva il, aveva, gli era stato applicato un bracciale elettronico e che era agli arresti domiciliari. Giorgio Alessandri. Sarebbe dovuto stare a casa agli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico alla caviglia. Il ladro di origini rumene, che la notte tra il 13 e il 14 agosto è stato arrestato dagli uomini dell'ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico in servizio di volante all'Aquila. Era passata la mezzanotte quando i poliziotti della volante hanno raggiunto il complesso Rotilio Center per una segnalazione di una persona all'interno dell'ufficio dell'ex Service, ditta che avendo ricevuto il segnale di allarme ha subito avvisato il 113. Giunti immediatamente sul posto, hanno notato uscire dallo stabile un uomo con un copritombino in ghisa sulle spalle che una volta scoperto lo ha gettato a terra, dileguandosi in direzione della SS-80. Durante l'attività di perlustrazione alla ricerca del fuggitivo, il personale ha sorpreso l'uomo che con un oggetto metallico tentava di rompere una porta in vetro di un'altra attività commerciale. L'uomo nuovamente scoperto è scappato per la seconda volta e dopo un inseguimento è stato acciuffato. Negli uffici dell'ex-service lo straniero aveva forzato e danneggiato la porta d'ingresso, l'impianto elettrico, il sistema d'allarme, alcuni computer e un condizionatore. In alcuni vani aveva messo tutto a soccorso. Il rumeno è attualmente destinatario di una misura cautelare agli arresti domiciliari con l'applicazione di un braccialetto elettronico in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, provvedimento emesso lo scorso 18 aprile. Il soggetto è comunque noto agli uffici investigativi ed operativi della Questura e delle altre forze dell'ordine territoriali, per i numerosi pregiudizi di polizia a carico, quasi tutti riguardanti i reati contro il patrimonio riportati nella sua ormai lunga permanenza nel territorio Aquilano. Ancora cronaca, tre strutture d'accoglienza per anziani realizzate abusivamente sono state sequestrate e sono state sanzionate per 5.000 euro. Questo è il bilancio dei controlli dei carabinieri del NAS di Pescara eseguiti a Ferragosto per vigilare sulla regolarità delle strutture che assistono le persone anziane. Nello specifico i militari del NAS hanno ispezionato tre case famiglia, due nel Chietino e una in provincia di Pescara e hanno scoperto che una quarantina di anziani ultra-ottantenni erano ospitati in locali privi dei requisiti necessari e delle autorità. Autorizzazioni inoltre sono state riscontrate nelle cucine carenze igienico-sanitarie. Una cucina è risultata anche priva di autorizzazione. I responsabili delle strutture sono stati deferiti per esercizio abusivo della professione. I carabinieri del Nasso hanno anche provveduto a segnalare le criticità evidenziate alle autorità sanitarie per eventuali provvedimenti del caso. I controlli finalizzati alla tutela delle fasce deboli proseguiranno senza sosta per tutto il mese di agosto. Ancora cronaca sono rassicuranti i dati e i risultati relativi alle analisi effettuate dall'Arta sulle acque meteoriche di, di lavamento su un campionamento di terreno prelevati nel sito in località Colle Sant'Antonio dove il 27 giugno del 2015 si è sviluppato un incendio all'interno di una discarica abusiva di rifiuti speciali e tossici. Tali prelievi, come evidenziato dall'Arta, sono stati effettuati a seguito della richiesta inoltrata dal Comune une di Chieti nel campione di acque meteoriche di, di levamento sono stati ricercati i parametri chimici di base metalli idrocarburi e solventi organici sulla base dei risultati analitici l'Arta non ha rilevato superamenti dei valori di standard di qualità ambientale per le acque superficiali previsti dal decreto legge 152 del 2006 nel campione di terreno sono stati ricercati metalli solventi e idrocarburi e anche in questo caso non sono stati evidenziati superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione. Cambiamo pagina Abruzzo sotto i livelli Lea per quanto riguarda i posti letto per anziani non autosufficienti nelle residenze protette. La Regione ha decretato l'aggiunta di ulteriori 60 posti letto nella ASL di Chieti, Lanciano Vasto, Alfredo Primante. La struttura commissariale della Sanità per la Regione Abruzzo ha autorizzato 60 nuovi posti letto da destinare a residenza protetta per anziani non autosufficienti nei presidi di Atessa, Casoli e Gissi. Il decreto è stato già predisposto e nei prossimi giorni sarà notificato alla ASL Lanciano Vastochieti per i successivi adempimenti. Saranno attivati 20 posti letto in ciascuna struttura, prevedendo anche la riconversione di alcuni presidi per garantire la copertura dei fabbisogni rimasti insoddisfatti. La la carenza di residenze per anziani non autosufficienti, sottolinea l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci, rappresenta uno degli aspetti su cui si sta concentrando l'azione del governo regionale. In Abruzzo infatti a oggi la dotazione di posti letto dedicati è pari a 5,56 ogni mille abitanti a fronte di un valore minimo riferito da Ilea di 10. Da qui la necessità di prevedere un aumento consistente per centrare l'obiettivo del fabbisogno stimato in 2708 posti letto. I 60 posti previsti ad Atessa, Caso e Legissi, si vanno ad aggiungere ad altri 20 già attivati nel presidio sanitario di Guardiagrele. Per il momento, continua Paulucci, la regione si sta occupando delle strutture pubbliche mentre successivamente saranno valutate anche le proposte presentate dai privati e già trasmesse alle ASL della regione Abruzzo, così da soddisfare interamente il fabbisogno registrato sul territorio. Parliamo ora di balneabilità. Ok, ai tuffi in mare a Pescara dagli ultimi dati ARTA sulla balneazione. Infatti, i dati sono tutti conformi. In particolare, i risultati microbiologici si riferiscono ai prelievi che l'agenzia ha effettuato lo scorso 13 agosto. Nello specifico, i punti di campionamento sono stati effettuati nelle zone antistanti via Galilei, via Balilla, via Muzzi e Fosso Vallelunga. Gli esami dell'ARTA, inoltre, hanno certificato la conformità anche. 100 metri a nord della foce Fosso Pretaro, sempre in relazione al comune di Pescara, e 100 metri a sud della stessa foce ricadente nel comune di Francavilla al mare. I prelievi in questi due ultimi casi sono stati effettuati lo scorso 11 agosto. E cambiamo ancora pagina, una svastica disegnata sopra i manifesti del PD. A Pescara continua così la battaglia a suon di locandine. Vediamo. Una guerra colpi di manifesti, tutto inizia a pescare quando l'amministrazione comunale trova fisse locandine sul fascismo. Immediatamente si provvede a coprire quei manifesti con nuove locandine targate PD che dichiarano il dissenso per ogni forma di fascismo. Ma la storia non finisce qui. Proprio sopra quelle locandine, due giorni fa, compaiono delle svastiche disseminate in tutti i punti in cui compare il manifesto del PD. Ma innanzitutto c'è da dire che non è il PD che fa coprire quei manifesti che inneggiavano al fascismo. E quelli vanno coperti, andavano coperti, l'amministrazione comunale ha fatto bene a farli coprire perché è contro legge. E dopodiché adesso abbiamo trovato come reazione, e credo che sia davvero una stupidaggine, delle svastiche su manifesti del PD. Credo che in questa città, ma come penso in tutto il nostro Paese, non ci sia assolutamente spazio per rigurgiti neofascisti o neonazisti, quindi penso che sia assolutamente una stupidaggine di qualche balordo. Polemiche ancora per l'assessore al commercio del Comune di Pescara Giacomo Cuzzi che dopo le richieste di dimissioni avanzate da un gruppo di esercenti decide di rispondere. Un gruppo di esercenti chiede le dimissioni dell'assessore al commercio di Pescara Giacomo Cuzzi. La storia gira intorno ai rinvii di manifestazioni come La Notte Bianca, che causa maltempo è stata rinviata ben tre volte, e ad una serata dedicata esclusivamente allo shopping, che invece vedrà protagonisti e artisti sul palco e, dunque, il timore di vedere sfumare guadagni e presenze. Questa è la risposta del diretto interessato che da settimane si trova al centro delle polemiche. Sul commercio, questa amministrazione ha prodotto un grande lavoro in questi due anni partendo da lavori strutturali che incidono eh, fortemente sulla vita dei commercianti come l'abolizione della tassa sulle insegne, il, la nuova opportunità del plurinegozio. Abbiamo programmato con le associazioni di categoria eh, Pescara Shopping appunto per la notte del 19 agosto tanti eventi nel cuore della città per riaccendere la funzione commerciale e poi anche con delle iniziative. Abbiamo concordato la programmazione per quanto riguarda il periodo invernale, da subito 70.000 euro per le luminare natalizie, e porteremo a Pescara, saremo la terza città eh, ad aderire al circuito di luci artista, cioè di fare del periodo natalizio e delle luminari un vero e grande evento diffuso e entro fine anno 50.000 euro per Rilanciare la funzione del centro commerciale naturale. Cioè, lo faremo in sinergia con tutti, ascoltando anche eh, coloro i quali, al di là delle associazioni di categoria, si sono riuniti eh, facendo delle proposte. Noi siamo disposti a lavorare, a ragionare sulle proposte, non siamo disposti a ragionare con coloro i quali eh, invece di proporre delle idee puntano come primo tassello le divisioni di questo o quell'assessore. Così non si cambia, non è così che si costruisce il futuro. Noi vogliamo costruirlo con tutti quelli che hanno disponibilità, tempo, passione e coraggio per darci una mano e per lavorare affinché possiamo scrivere tutto insieme delle pagine positive per la nostra città anche eh, scusate barche agli ormeggi per l'avvio del fermo pesca nella nostra regione che terminerà il prossimo 26 settembre col diretti avverte i consumatori di fare attenzione al pesce che viene servito soprattutto nei ristoranti e di controllare sempre l'etichetta prima di acquistare il pescato Stop al pesce fresco a tavola per l'avvio del fermo pesca che porta al blocco delle attività della flotta da pesca italiana lungo tutto l'Adriatico da Trieste a Bari. A darne notizie col Diretti Impresa Pesca che sottolinea come il provvedimento di fermo si allarga al tratto di costa da Pesaro a Bari per 43 giorni dopo che era già scattato lo scorso 25 luglio nel tratto da Trieste a Rimini per un periodo analogo. In un paese come l'Italia che importa più di due pesci su tre nei territori interessati con il Fermo biologico aumenta peraltro anche il rischio, sottolinea impresa Pesca Coldiretti, di ritrovarsi nel piatto per grigliate, fritture e soprattutto al ristorante un prodotto straniero o congelato se non si tratta di quello fresco, made in Italy, proveniente dalle altre zone dove non è in atto il fermo pesca, dagli allevamenti nazionali o dalla seppur limitata produzione locale dovuta alle barche della piccola pesca che possono ugualmente operare. Il blocco delle attività in Adriatico, spiega la Coldiretti, terminerà il. 5 di settembre nel tratto da Trieste a Rimini e il 26 settembre nel tratto da Pesaro a Bari. Per effettuare acquisti di qualità al giusto prezzo, il consiglio di Col Diretti è di verificare sul bancone l'etichetta che, per legge, deve prevedere l'area di pesca GSA. Dall'associazione arriva anche una critica, però, all'attuale format del fermo pesca inaugurato esattamente 30 anni fa. Che, secondo Coldiretti, è dimostrato di essere inadeguato poiché non tiene conto del fatto che solo alcune specie ittiche si riproducono in questo periodo, mentre per la maggior parte delle altre si verifica in date differenti durante il resto dell'anno. Da qui la proposta di Coldiretti Impresa Pesca di differenziare il blocco delle attività a seconda delle specie, mentre le imprese ittiche potrebbero scegliere ciascuna cuna quando fermarsi in un periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 ottobre. Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale, il Dollag Village fa un appello per ritrovare i proprietari di mucca, un bracco che non si sa bene come è riuscito a salire su un treno a Termoli per arrivare fino a Pescara. Una storia che ha del comico, se non fosse che di mezzo c'è una cagnolina che non riesce a ritrovare la sua famiglia. Mucca si chiama così la protagonista, è una femmina di bracco che il giorno di Ferragosto è inspiegabilmente salita da sola su un treno a Termoli, fino a quando due ragazzi, qualche fermata più in là, si sono accorti di lei e hanno cercato aiuto per ritrovare il suo proprietario. Giunti a Pescara, Eliano e Costanza si sono rivolti alla polizia ferroviaria e grazie all'intervento del comandante Zaccone si è al nome. Una donna residente a Roma, ma al numero indicato sul chip nessuna risposta. Ora Mucca si trova ospite presso il Dog Village di Montesilvano, dove Carmelita Bellini offre ospitalità a ben 150 cagnolini persi o abbandonati. Le ricerche continuano, ma per ora sembrerebbe tanto che la piccola stia trascorrendo le vacanze al meglio. Il comandante mi ha contattata per sapere cosa fare. È stato contattato la Polizia Municipale dove non sono intervenuti e quindi abbiamo risolto, diciamo con la tenacia del comandante, che non ho, il cane aveva al ah, e eh, risiede a Roma, i proprietari non siamo riusciti a trovarli nemmeno oggi quindi sono già diciamo, due giorni e siamo in attesa di poterla restituire. È una cagnetta, ha un nome molto originale, mucca, e qui niente, siamo in attesa di poterla ridare tutto qui. Dog per il primo compleanno a due cifre, la notte di Tottea di Crognaleto, in provincia di Teramo, si regala la presenza del cantautore Roberto Vecchioni, tra i più apprezzati nel nostro paese e non solo. Appuntamento a partire da domani, quando si inizierà con la Pompieropoli dedicata ai più piccoli. Con il Presidente del Proloco parliamo di questo importante appuntamento della Notte Azzurra di Tottea. Eh, tanti gli eventi in questi due giorni. Eh sì, quest'anno abbiamo dato un risalto maggiore, visto che ricorre il decennale della nostra manifestazione. Si inizia il 17 con eh, un laboratorio per bambini di pupazze sempre eh, attinenti a quello che è il, la musica popolare abruzzese, perché poi alle ore 15 ci sarà l'inizio del festival del saltarello e così si abbineranno l'un con l'altro. La sera si prosegue con il festival del saltarello, dimenticavo alle ore 16 c'è Pompieropoli che l'abbiamo inserito all'interno di questo evento. Gli abbiamo... Una cornice per la nostra manifestazione, un evento diciamo, che ringrazio il comandante dei vigili del fuoco di Teramo e l'amministrazione del Comune di Corugnale, che hanno voluto così abbinarla alla nostra manifestazione. Il 18 si inizia lo stage di musica internazionale per poi farli cimentare la sera con i gruppi di folklore. Eh, alle ore 13 e eh, alle ore 15 inizierà il, la seconda tappa del Festival del Saltarello e alle ore 22 eh, tutti aspettano il Nota Artista il concerto di Roberto Vecchioni. Una musica d'autore che senz'altro sarà di nostro apprezzamento, non solo nostro ma anche di tutta la vallata della provincia di Terra, che invito tutti a essere presenti il 18. Alle ore 24 saranno i fuochi per poi proseguire con l'orchestra e saltarelle e poi fino alla mattina con musica per giovani e quant'altro. È un, un percorso ludico formativo su quello che possa essere l'attività che svolgiamo quotidianamente. Quindi ci saranno dei, dei giochi adatti ai bimbi dove verranno affrontate alcune difficoltà, ad esempio lo spegnimento di un principio di incendio, la discesa di una pertica, quindi si affronterà la sensazione del vuoto, una parete da arrampicata, una sorta di, di sfida con l'equilibrio dove si andrà a attraversare una trave, un ponte tibiano. Betano. Quindi i bimbi verranno messi un attimino alla prova su quello che possa essere quello che facciamo noi in sintesi per, per un futuro ecco. e quindi i bimbi rispondono sempre in maniera molto positiva a questa cosa perché vuoi che un po' amano il lavoro nostro e quindi di questo ne siamo molto orgogliosi. Apriamo la pagina dello sport, parliamo di calcio del Pescara che si prepara alla gara di campionato all'esordio di domenica prossima alle 20:45 allo Stadio Adriatico con il Napoli, mercato in fermento. La società Bianca ha chiesto al Napoli Grassi, per quanto riguarda Aquilani si aspetta una risposta nelle prossime ore, qualche problema per Gaston Silva, dunque Pescara più che mai mobilitato per completare il roster e dunque presentarsi all'esordio di campionato, sicuramente con una formazione all'altezza. E noi a proposito di Pescara torniamo nel prossimo servizio alla gara vittoriosa in Coppa Italia con il Frosinone. Buona la prima per il Pescara che nell'esordio assoluto stagionale all'Adriatico supera il Frosinone per 2-0, ottenendo il passaggio al quarto turno di Coppa Italia dove affronterà l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Successo strameritato per i biancazzurri che oltre alle reti realizzate da Verre hanno costruito altre occasioni mancate di poco anche per le parate di Bardi. In attesa dei rinforzi, Oddo può sorridere perché seppur a sprazzi, la sua squadra ha fatto vedere buone cose. Si comincia su un terreno di gioco davvero brutto a vedersi con 6000 cuori biancazzurri sugli spalti. In campo Oddo manda un Pescara a proposito e con Gianluca Caprari come punta di movimento. L'avvio è degli ospiti con un colpo di testa al secondo minuto di Daniel Ciofani che incorna però al lato. Il Pescara però prende subito le misure ai Ciociari e al quarto minuto è Caprari a mettere anche lui di testa al lato della porta laziale. La gara è godibile e al decimo ci prova l'ex Celanese Dionisi con un bel tiro centrale. Il Pescara con il passare dei minuti cresce, all'undicesimo è Valerio Verre a fare le prove generali del vantaggio chiamando Bardi al salvataggio. Passano sette minuti e l'ex Perugino non sbaglia mettendo alle spalle di Bardi a due passi dal portiere Ciociaro. Il giocatore va poi a esultare sotto la curva, quasi a ribadire la voglia di restare in bianca azzurra e scacciare le voci di mercato. Il pescare galvanizzato dal vantaggio e continua ad attaccare e al ventitresimo e Zampano a mancare di un soffio la rete del raddoppio con un tiro violentissimo che sfiora il palo. La squadra di Oddo attacca ancora e mette alle corde gli ospiti che rischiano di capitolare alla mezz'ora con Birachi che chiama Bardi alla parata. Il Delfino è scatenato e al 32esimo Caprari con Bardi fuori dai pali tenta un pallonetto trovando però la risposta dell'estremo giallo L'ultima occasione del primo tempo è per gli ospiti con un tiro però senza pretese di Frara che non crea problemi a Bizzarri. Nella ripresa si riparte con una ghiotta occasione per Ciofani che manca il pari in aria con una girata di poco a lato. Al quinto azione insistita di Benali che poi va a commettere fallo su un avversario al momento del tiro. Un attimo dopo ci prova anche Caprari che conclude debolmente. Ma in agguato c'è sempre lui Verre che al settimo va a segnare il gol del 2-0, mettendo la gara poi in discesa per gli Adriatici. I biancazzurri con il doppio vantaggio controllano bene la gara di fronte ad un Frosinone fragile, al sedicesimo arriva poi il momento dell'ultimo arrivato Ghionber che entra al posto di un buon coda. Al 24esimo Prima va a vuoto e per poco Caprari, in mezza rovesciata, non realizza il tris con Marino che impreca con i suoi dalla panchina. Al 26esimo si rivede Ben Ali con un tiro respinto da Bardi. E poi al 34esimo arriva la prima vera parata dell'estremo biancazzurro Bizzarri su punizione di Gusher. Gli ospiti provano a fare qualcosa ma mancano due occasioni con Dionisi al 38esimo e al 45esimo con un'ottima parata di Bizzarri prima del fischio finale che regala al Pescara un meritato passaggio del turno. Soddisfatto il tecnico del Pescara Massimo Oddo che si gode la doppietta del giocatore del momento Valerio Verre che continua ad essere l'oggetto del desiderio di molte formazioni della massima serie. Sì, ben augurante se, anche se non c'entra niente con il campionato, però da queste partite si, si possono trarre i primi, eh, i primi concetti, quello che, che si riesce a vedere. Insomma. Oggi sono, sono contento perché ho visto insomma, la continuazione di quello che abbiamo iniziato l'anno scorso: la squadra ha giocato, ha fatto molto bene, credo anche con qualche difficoltà per mancanza di ruoli, però sulla base del lavoro che abbiamo iniziato l'anno scorso cioè di lavorare sui concetti poi puoi spostare gli uomini ma il risultato non cambia certo ognuno con le proprie caratteristiche però Caporale ha fatto la punta Verri ha fatto il trequartista, quindi sono, sono contento sono contento per, per i nuovi che, che hanno fatto molto bene e quindi le indicazioni sono, sono molto positive ma io non credo molto a queste cose perché poi alla fine o oh sei stupido e allora vai contro i tuoi interessi oppure dai tutto in campo, il giocatore quando va in campo si deve divertire, lui oggi si è divertito, ha fatto bene insieme, insieme ai, ai propri compagni, poi io faccio un allenatore, non sono il presidente, il direttore sportivo, l'amministratore delegato di questa società, eh, io posso dare un giudizio tecnico sui giocatori, posso decifrare quanto sia importante un giocatore nel, eh, in questa squadra. E, e posso consigliare, poi eh, di più non posso fare. Ah, sì, ma i nuovi si stanno applicando tutti, oggi ha fatto molto bene a partire da Bizzarri, e Gomber quando è entrato, a Coda che è praticamente il nuovo, <ride> e Cristante, insomma fatto anche Ga Gas Brugman ha fatto molto, molto bene, quindi sono contento perché, perché sono tutti giocatori calcisticamente molto intelligenti e quando sei intelligente calcisticamente impari in fretta. Sono contento di essere qui a Vasto per la consegna di un premio così prestigioso. Sono onorato di riceverlo e ringrazio tutti. È un premio che mi si addice perché corrisponde al percorso della mia vita. Sono stato anch'io un emigrante, ma del calcio. Sono partito da Pescara per altri lidi per poi tornare nella mia città dove ho vinto il campionato di Serie B. La vita è fatta di responsabilità che vanno prese e io l'ho fatto, lo ha detto. Presso l'Arena, alle grazie a Vasto, l'allenatore Bianca Azzurro Massimodo partecipando alla festa del. Del ritorno, aggiunto alla 41esima edizione, nel corso della quale gli è stato consegnato il premio Silvio Petroro dell'Associazione Pro Emigranti in collaborazione con l'amministrazione comunale. Il premio un'effige un'effigie del monumento all'emigrante, collocato al belvedere Romani in città. Dal palco arriva una domanda sul Pescara: ci auguriamo che sarà un bel Pescara quello che vedremo in Serie A, ha detto Oddo, in grado di fare un buon campionato, dando del filo da torcere a tutti. E noi parliamo ancora del Pescara perché lo abbiamo ascoltato proprio dalle parole del tecnico pescarese, fra i migliori nella gara col Frosinone, l'uruguayano Gaston Brugman. Gaston una vittoria importante, permette di superare il turno di Coppa Italia ma anche ben augurante perché eh, ci sarà il Napoli fra eh, dieci giorni. Dunque questa sera avete già dimostrato anche a livello fisico di essere a buon punto. Sì, sì, siamo, eh, si è lavorato tanto, abbiamo corso tanto, eh, la preparazione è stata intensa e penso che sia servito a molto. Eh. Questa prima partita vediamo, è una partita difficile, sappiamo e, e pensiamo che con il nostro gioco, con la, nostra, la voglia di, di rimanere in Serie A possiamo ottenere dei risultati. A livello personale di dimostrare ancora che posso rimanere in Serie A e dimostrare alla gente di Pescara, il giocatore che, che sono stato e, e che ho dimostrato per, per tante, tante partite. Io volevo ritornare, volevo... Eh, Prendere in mano il centrocampo e penso che sono a un buon punto. E una volta che prendo il posto non, non lo voglio lasciare. Siamo al motociclismo, il pilota vastese Andrea Iannone è partito in pole position ha vinto nella giornata di Ferragosto il Gran Premio d'Austria di MotoGP battendo il proprio compagno di squadra Andrea Dovizioso. Alle spalle delle due Ducati la Yamaha di Giorgio Lorenzo e poi di Valentino Rossi, solo quinto il dominatore fin qui del mondiale Marc Marquez su Honda, sempre in testa alla classifica piloti. Nella lotta in famiglia Ducati Iannone ha avuto la meglio facendo la scelta di montare le gomme Morbide nonostante la Michelin le avesse sconsigliate perché non in grado di finire la gara. Doviziosi invece aveva accolto il consiglio del produttore di mescole calzando le dure, ma la scelta del pilota abruzzese ha pagato di più, consentendogli di rimanere al comando fino alla bandiera a scacchi. Complimenti dunque al pilota Vastese e noi parliamo di beach volley, storico risultato per il beach volley azzurro sulla spiaggia di Copa Cabana in Brasile, il duo composto da Paolo Nicolai e Daniele Lupo si è infatti qualificato per la semifinale del torneo olimpico, battendo ai quarti la coppia russa Liamin Barsuk per 2-1 con i parziali di 21-18, 20-22-15-11. E questa era l'ultima notizia per quanto concerne la seconda edizione del Tg6. Vi ricordo la terza, come sempre questa sera alle 23. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.